Oretti, vogliamo fare con lei quindi un primo bilancio. Quest'anno è un bilancio particolare perché è l'ultimo bilancio di questo mandato che stiamo vivendo a Gorizia, perché terminerà tra qualche mese, perciò possiamo dire che il 2016 per noi è l'ultimo anno completo di mandato che scadrà tra qualche mese. Perciò c'è anche un'emozione nel riassumere quello che si è fatto in un anno complesso, perché ricordo il 2016 è stato un anno abbastanza complesso. Darò subito delle piccole pillole per raccontare quello che è successo a Gorizia. Sicuramente siamo stati sempre in prima fila per quanto riguarda l'emergenza immigrazione, siamo stati abbandonati dalle istituzioni preposte e come amministrazione comunale di centrodestra non stiamo smettendo un secondo di sollecitare le istituzioni che sono, diciamo, preposte alla gestione dei migranti a svuotare la città, perché il peso che c'è attualmente non è più concepibile. Parlo compresi i richiedenti asilo politico minori e gli alloggi Sprara di 350 migranti ancora presenti in città, perciò ci aspettiamo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, che altri migranti verranno trasportati e trasferiti altrove. Per quanto riguarda sanità, siamo anche lì ancora in piena battaglia. Organizzeremo un consiglio comunale soltanto ad hoc sulla sanità, perché nonostante parliamo di oltre un anno e mezzo che è entrata in vigore la riforma, a Gorizia c'era stato detto che i tagli erano necessari per avviare l'assistenza sul territorio. I tagli ci sono stati, l'assistenza sul territorio non è mai partita. Addirittura una donna durante la festa di Sant'Andrea a Gorizia ha partorito in un'ambulanza perché non c'era il tempo di trasportarla a Monfalcone, e già questo esempio che faccio è, diciamo, basilare per raccontare l'infausta riforma che comunque continuiamo a subire. Noi non ci arrendiamo, continuiamo a chiedere rispetto. Queste sono le battaglie che stiamo portando avanti. Se parliamo invece di governo della città e quello che abbiamo fatto in questi anni, ma nello specifico anche in quest'ultimo anno, possiamo, diciamo, vantarci come amministrazione di centrodestra di essere tra le prime due città italiane ad avere la tassazione più bassa riguardo al mettere mano alle tasche dei cittadini, e questo in un momento di crisi socio-economica è fondamentale. Nonostante questo abbiamo speso recentemente oltre 1 milione di euro per riqualificare 18 strade della città, che non è poco, e nonostante questo diciamo che la città continua a prendere forma, perché abbiamo creato un ottimo contenitore e sarà cura e compito della prossima amministrazione di centrodestra, spero che amministrerà il prossimo mandato, di riempire questo contenitore che il centrodestra ha creato in tutti questi anni. Queste, diciamo, sono le macro aree che abbiamo trattato, ma il contatto con i cittadini non è mai venuto meno, siamo stati sempre disponibili, e per questo ci aspettiamo una campagna elettorale che partirà subito dopo le feste, calda ma con la coscienza a posto.